Questo programma è offerto da Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Alca Servizi, la soddisfazione del cliente è il nostro migliore biglietto da visita. Alla Roma e Neri si affrontano terza e quarta della classe con il Rimini attardato di 13 lunghezze dal Lentigione, anche se i biancorossi hanno giocato una partita in meno. I parmensi hanno perso una sola volta in questo campionato, 2-3 sul campo della Correggese il 4 ottobre, seconda giornata. Per il resto hanno collezionato 14 vittorie e 11 pareggi. I romagnoli sono reduci dal 2-2 in rimonta di mercoledì proprio a Correggio. All'andata finì 1-1. Mastro Nicola deve rinunciare a Nigretti, stagione finita, Canalicchio infortunato e squalificato e a Valeriani. In attacco ancora Ambrosini e Casolla con Vuta in panchina. La partita. Al nono Caprioni avanza, converge e va al tiro. Pallone alle stelle. Al dodicesimo il primo squillo dei biancorossi. Lancio di Gomis per Arlotti. Cross sul secondo palo per Ambrosini che incorna sull'esterno della rete. Una manciata di secondi dopo Ricciardi dal limite dell'area chiama la deviazione Sorzi. Al ventiseiesimo Caprioni avanza senza trovare ostacoli sul suo cammino. Pallone sulla corsa per Barranca, il cui diagonale trova una deviazione. Un minuto dopo, cross da destra di Staiti. Barranca colpisce di testa. Il pallone rimane lì. Caprioni lo recupera e lo scaraventa alle spalle di Scotti. Lentigione in vantaggio. Al 31esimo, terzo angolo per gli ospiti. Batte Scalini. Scotti allontana. Poi ci deve mettere i pugni sulla battuta dal limite dell'area di Staiti. Al 38esimo Dodi sfonda destra, guadagna la linea di fondo e mette al centro un pallone basso. Piccinini non ci arriva e Scotti può sbrogliare. Al 39esimo traversone di Sambò, sponda di Casolla per Ambrosini che perde l'attimo. Il suo tiro è rimpallato. Al 41esimo Sambò per Ambrosini che appoggia per Arlotti, conclusione fuori bersaglio. Si va all'intervallo con il Lentigione avanti di un gol. Dopo 24 secondi di ripresa, Casolla calcia da fuori area, pallone a lato. Al settimo, Barranca scappa via destra, provvidenziale alla chiusura di Nanni in angolo. Dalla bandierina, Scalini mette il pallone sulla testa di Zagnoni, che da due passi alza incredibilmente la mira, graziando il Rimini. Al tredicesimo, Sambò in area per Casolla, steso da Tarantino. L'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Ambrosini spiazza Sorzi, 1-1. Al 19esimo Manfroni rischia grosso su Barranca che frana a terra in area. Per il signor Canci si può proseguire. Al 23esimo punizione dal limite dell'area di Caprioni, Scotti vola ed è via in angolo. Al 28esimo, ancora Caprioni, chiama la respinta Scotti. Sugli sviluppi del conseguente corner, prima l'estremo di casa esce vuoto, poi salva sul tentativo del neoentrato Rossini. Al 31esimo, altra risposta di Scotti al tiro di Barranca. Al 48esimo, calcio da fermo di Viti, Pupeschi tenta la deviazione, pallone oltre la traversa. Finisce come l'andata, 1-1. Il Rimini sale a quota 41 in classifica, il Lentigione a 54. E mercoledì per i biancorossi, trasferta sul campo del Seravezza Pozzi. Buonasera, buonasera e bentrovati da Roberto Bonfantino al nostro appuntamento con Calcio.Basket. Rimini che è protagonista di un altro pareggio in rimonta, certo sono due punti nelle ultime tre partite, però contro avversari insomma di livello, perché la Correggese in casa si trasforma e diventano delle tigri i giocatori reggiani, così come Lentigione sta
proseguendo con una striscia positiva che è quasi infinita, perché ha perso solo una partita la seconda giornata, quindi sicuramente avversari non facili quelli affrontati da Rimini, per non parlare poi del Fiorenzuola, ma qui andiamo a 8 giorni fa e invece dobbiamo ragionare ancora di 3 giorni in 3 giorni, così come faremo in vista del match di mercoledì, perché Rimini tornerà in campo per affrontare in trasferta il Seravezza Pozzi, quindi altro impegno per i biancorossi prima di una meritata pausa di qualche giorno per tornare poi in campo il 9 maggio con la ripresa del campionato. Ovviamente di queste tematiche parleremo anche di quanto sta accadendo attorno a Rimini, anche con l'avvento delle nuove figure. Sentiremo che cosa ci ha detto ieri nel dopogara Maniero, come sta impostando il lavoro in vista della prossima stagione. Lo faremo con Cesare Trevisani. Buonasera Cesare. Buonasera a tutti, buonasera. È in collegamento con il difensore del Rimini, Michele Manfroni. Buonasera Michele. Buonasera a tutti. Con il nostro Francesco Pancari. Buonasera Francesco. Buonasera. E con il nostro Baio, Davide Baietta. Ciao, buonasera Baio. Ciao, buonasera a tutti. Allora iniziamo da Michele, che ha vissuto questa partita in campo da protagonista, una partita direi piuttosto complicata insomma per il Rimini, quindi l'abbiamo definito nel dopogara anche con il tecnico Mastro Nicola un buon punto. Ha detto Mastro Nicola: mi tengo stretto questo punto. Michele. Sì, sicuramente è stata una partita difficile, però comunque nonostante magari nel primo tempo abbiamo subito un po', nel secondo tempo siamo entrati in campo secondo me molto bene e poi siamo riusciti a pareggiare, e secondo me sì, concordo che è un buon punto, assolutamente. Una squadra che si sapeva insomma la vigilia che vi ha messo in velocità soprattutto con vi ha messo in difficoltà soprattutto con la velocità di Barranca, che praticamente insomma ti ha dato parecchio, tra l'altro, filo da torcere, perché agiva soprattutto dalla tua parte, insomma, giocatore velocissimo, forte, lo conosciamo. Sì, molto bravo. All'andata io non avevo giocato, quindi non avevo potuto testare sul campo, però sì, buon giocatore. Dopo vedremo anche l'episodio da Moviola, tra l'altro. Rimini che continua, diciamo, tutto sommato a vivere un buon momento, perché comunque anche in questo caso avete avuto la forza di reagire, di rimontare, e poi come era accaduto già qualche giorno prima, in quel caso a Correggio siete riusciti a portare a casa un punto, però diciamo la marcia è rallentata, perché sono 2 punti nelle ultime 3 partite, quindi anche se nel complesso il buon momento del Rimini tutto sommato possiamo dire che stia continuando, però c'è stato un po' un rallentamento, definiamolo così, nelle ultime giornate. Sì, magari sì, dal punto di vista dei risultati abbiamo rallentato, però secondo me al di là dei risultati e l'atteggiamento della squadra nel reagire alle situazioni di difficoltà è stato sempre molto buono, siamo stati sempre uniti, e secondo me questo poi si è visto, anche perché siamo riusciti a ribaltare 2 partite su 2 dove eravamo passati in svantaggio, e questo secondo me sottolinea la compattezza del gruppo. Ecco Cesare, la cosa diciamo positiva di queste giornate, visto che i punti non sono stati tanti, no? Sono stati 2 nelle ultime 3 partite, è proprio questo, il fatto che comunque Rimini abbia dimostrato carattere, lo aveva dimostrato anche nella partita con il Fiorenzuola terminata con una sconfitta, però anche in quel caso ero riuscito a rimontare 2 volte, e invece mercoledì dello 0-2 a Correggio, e in questo caso invece sotto 0-1, però contro, tra l'altro ricordiamo, la migliore difesa del campionato, quella dell'Entigione. Sì, erano partite complicate che il Rimini si è messo nelle condizioni di dover riprendere, perché questo di andare in svantaggio è purtroppo in questa fase una costante che penalizza poi la squadra. Però la squadra, secondo me, dopo l'ultima parentesi, dopo l'ultima sosta forzata a causa del Covid, ha ripreso abbastanza bene, è cresciuta abbastanza. È chiaro che ieri la partita era molto complicata, perché loro
non solo sono una buona squadra, non solo hanno una serie positiva come tu hai ricordato, ma avevano anche una grandissima motivazione, perché si giocano veramente, si sono giocati ieri dei punti molto, molto importanti per stare addosso alle prime due, che adesso sono distanti un paio di punti. Quindi una squadra forte, motivata, e il Rimini era in una condizione anche dal punto di vista, diciamo, d'organico un po' in difficoltà, quindi era ovvio che fosse una partita molto complicata. Loro secondo me hanno dimostrato perché, pur avendo perso una partita solo, non sono primi in classifica, perché è una squadra secondo me sicuramente organizzata, sicuramente tecnica, sicuramente fisica, però un po' leziosa, si piace un po', non riesce a tradurre in concretezza tutto quello che ha fatto, perché veramente manca Valtinier, però davanti insomma, che è un attaccante, ieri mancava Valtinier, poi insomma. Non ci dimentichiamo che l'uscita per infortunio di Staiti è stata anche quella, una diciamo, cosa è stata importante. Sì. Però una squadra che perde una partita in un campionato per me deve essere prima in classifica, tanto più se le altre non è che hanno fatto cose turche dal punto di vista dei risultati, quindi ha pareggiato tanto, 12° pareggio in campionato, insomma, quindi sicuramente tanti segni X, troppi diciamo per ambire, esatto. Al primo posto, anche se poi Lentigione è ancora in lotta, insomma, no, certo. Potrebbe ancora farcela. E ieri ha giocato, erano in palio per loro punti, lo erano anche per il Rimini, per loro importantissimi, quindi erano certamente una squadra super motivata ieri. Il Rimini deve recuperare qualche uomo, deve riaggiustare un po' la fase difensiva, perché sembra che Mastro Nicola reagisca alla difficoltà difensiva di avere sempre meno uomini a disposizione, inserendo sempre più giocatori offensivi, quindi o è per questo porta qualcosa, perché evidentemente nel recuperare risultati porta qualcosa, ma per me in questo momento la difesa del Rimini è sottoposta ad una, è un po' troppo al vento, insomma, è un po' troppo poco protetta, e quando tu sei poco protetto delle volte si compiono anche degli errori, perché diciamo la situazione ti invita a farlo, è chiaro. Però insomma, voglio dire, alla fine, ripeto, buon punto, portiamolo a casa e cerchiamo di consolidare questa posizione nei play-off, a cui, per la quale ancora, mancano ancora un po' di punti, un po' di prestazioni, perché ci sono troppi recuperi e financo la Correggese può arrivarci vicini, quindi è ancora tutto da conquistare. È vero. Vado da Francesco per chiedere anche conferma di quanto detto a livello tattico anche da Cesare. È un Rimini, diciamo, abbastanza spregiudicato quello che sta mandando in campo ultimamente Alessandro Mastronicola. Un Rimini che sta cercando di spingere, no, sulle fasce, poi ci avevamo anche spiegato un po' in occasione soprattutto di qualche match precedente la scelta degli esterni, però chiaramente insomma si tratta di giocatori che quando si tratta di difendere hanno meno attitudine difensiva rispetto ad altri magari in organico. Ma Roby, sicuramente ieri il Rimini ha portato a casa con i denti un punto, ma è stato insomma in difficoltà sia in fase difensiva e sia in fase offensiva, che questa è un po' la novità delle ultime giornate. Mi aspettavo questa difficoltà in fase difensiva, perché Roby, quando tu perdi tre giocatori a gennaio, poi ne metti dentro altri tre, ne perdi due, non è facile poi, per le caratteristiche anche che hanno i nostri centrali, che sono tutti difettano un po' tutti di velocità, e allora tu quella velocità cerchi di sopperirla magari con degli automatismi, no? E i tre che sono andati ieri non potevano avere gli automatismi. Poi la fase difensiva, come dici giustamente tu, non è fatta esclusivamente dai tre difensori, ma ieri noi non siamo neanche scivolati come si deve dai quinti, non abbiamo fatto diagonali, noi non abbiamo assorbito lo spazio fra la metà campo e la tre quarti, dove ci hanno messo in difficoltà contro una squadra che aveva proprio i giocatori fatti apposta per metterti in difficoltà, perché gli avanti hanno velocità, capacità di saltare l'uomo. E quindi io insomma devo dirti che in fase difensiva mi aspettavo questi problemi,
La differenza rispetto alle altre volte è che non abbiamo fatto, abbiamo fatto veramente poco anche in fase offensiva. Quindi ti è piaciuto un po' di perché, meno, diciamo, il Rimini? Le occasioni di... rispetto alle ultime uscite? Il Rimini obiettivamente mi è piaciuto meno. Sì, Roby, però c'è da dire un però. C'è che la squadra ha fatto quello che ha potuto, Roby. Certo, anche con l'assenza, con il valore dell'avversario, insomma, che non va mai non considerato, perché, insomma, abbiamo detto la forza, insomma, dell'Entigione, insomma, di questo campionato. Vado da Baio. Cosa ti è piaciuto di più, Baio, del Rimini di ieri? È il risultato. Mi è piaciuto, anzi, forse solo il risultato, dico la verità, perché tutte queste cose che ho ascoltato sono verissime, però le sapevamo anche prima della partita. Cioè, i Rimini mi è sembrato, oltre a tutto quello che abbiamo detto, anche purtroppo un po' sorpreso dall'Entigione, invece non avrebbe dovuto, perché con tutte queste premesse, secondo me bisognava predisporsi ad un altro tipo di partita anche a livello di formazione. Mastro Nicola ha detto che a Correggio aveva fatto riposare dall'inizio Vutai, e secondo me Vutai sarebbe servito come il pane per far salire la squadra, per i lanci lunghi, visto che a centrocampo sarà il bianco che allarga, ma sembravano essere il doppio di noi. Saranno le maglie chiare, non lo so, però io ho visto una superiorità in tre quarti del campo imbarazzante. E secondo me un pochettino ci abbiamo messo il nostro. Cesare, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. È difficile vedere le partite, diciamo, da fuori è più facile e non ci dà, e non abbiamo tutte le informazioni che ha l'allenatore per poter incidere. Però, siccome tu sai che io sono un ultras della difesa 4, io credo che ieri un aiuto in più ai difensori contro la velocità di quegli attaccanti non sarebbe stato male, perché Manfroni, sempre ad affrontare senza un grande aiuto di Pecci, che per quanto sia dinamico e generoso, non è nelle sue corde, no? Fare Certo. dare quell'aiuto lì sistematicamente. Lui, abbiamo detto prima, voglio dire, ha passato una giornata un po' complicata, però bisogna aiutarli anche con degli accorgimenti. Allora, passare una difesa, secondo me, a 4 consentiva ai due centrali magari di aiutare sull'esterno a raddoppiare, ad affrontare invece di lasciare sistematicamente l'uno contro uno. Però, ripeto, sono discorsi che si fanno da fuori, che è più facile farli, Certo. bisognerebbe conoscere le dinamiche della squadra. Certo che se hanno degli attaccanti esterni molto rapidi e molto veloci, nei ribaltamenti soprattutto, se tu sui due esterni hai due fondamentalmente giocatori offensivi, è evidente che un grande aiuto non possono darlo. Gli interni erano Sambu, che è un altro che corre quasi esclusivamente verso la porta avversaria, e un Gomis obiettivamente ancora col raggio d'azione un po' ridotto rispetto a quello che ci ha fatto vedere in passato, senza contare che in precedenza lì ci abbiamo fatto giocare anche Simoncelli, altro giocatore, diciamo, che con grande generosità si sta adeguando, Sì. ma voglio dire, non è che è abituato più a guardare la porta avversaria che la sua. Sì, indubbiamente. Comunque. Sì, Francesco, stava intervenendo? No, niente, dicevo che dobbiamo anche magari considerare che una squadra che, perché ieri noi ragazzi in fase offensiva abbiamo fatto poco, anche perché io ho visto diversi giocatori un po' in riserva. Noi abbiamo fatto delle partite che da un punto di vista fisico e mentale non hai incontrato i fanalini di coda, cioè hai incontrato delle squadre che ti impegnano nei Sì. 90 minuti. Sì, anche perché. Quindi secondo me lì abbiamo anche un po' pagato quello. La linea non ci sta Dicevi, Roby? assistendo. Francesco, ti abbiamo perso per un istante. Vediamo se riusciamo a Ecco, no, ritrovarti. Ok, dicevo, no, adesso sì. ho visto che tu. Ok, no, siccome eri intervenuto mi ero zittito. Dicevo comunque che la cosa che noi dobbiamo
però per me sottolineare è questa. Cioè il Rimini è arrivato quarto. È arrivato quarto e io credo che più su non possa andare, per intenderci. Quindi in una partita che è stata l'ultima, diciamo una delle meno fatte bene dell'ultimo periodo, però c'è da sottolineare un Rimini che comunque porta a casa la pagnotta in un modo o nell'altro. Cioè nelle ultime 10 partite, io vado da Forlì perché con Real Querceta era tornato da un giorno e mezzo Mastro Nicola, nelle ultime 10 partite Rimini ha fatto 18 punti, sono gli stessi punti dell'Aglianese. Ha fatto 23 punti solo il Fiorenzuola, ma pesano quei 3 punti che hanno portato a casa al 95esimo con noi, se no dalla prima in classifica saresti aver fatto 2 punti meno nelle ultime 10. Quindi nel Rimini che va dato merito al gruppo spogliatoio, no? Perché questa squadra non si sfalda più. Non è una squadra che prende dei gol e diciamo si sbricia. È una squadra che con le sue possibilità comunque niente, ogni tanto sentiamo questo rallentamento da un punto di vista dei risultati anche un po' diversi e ha raggiunto il massimo perché ha raggiunto la quarta posizione. Abbiamo capito il concetto, anche perché sennò abbiamo questo diciamo questo collegamento ogni tanto un po' alla moviola. Francesco, speriamo si possa ripristinare, perché insomma ti sentiamo e poi dopo a un certo punto parte con la voce un po' rallentata, anche un po' inquietante se vogliamo, sotto certi aspetti. Il 33 giri, dai. Sì. fa la moviola lui. L'avevo detto io all'inizio. L'avevo detto all'inizio che mi sentivo alla moviola nel ritorno. Adesso però, per dire questa cosa qua, però si è sentito perfettamente. Allora, vado da Michele, torno da Michele. Michele, ti volevo chiedere, la cosa che vi ha messo maggiormente in difficoltà ieri a livello difensivo è stata proprio la velocità degli avanti del Lentigione? Sì, loro erano molto rapidi. E soprattutto i cambi gioco, e quando poi gli attaccanti ti iniziavano a puntare in velocità era difficile. Comunque il mister ce l'aveva detto e io personalmente sapevo che non dovevo stringere troppo, perché comunque Barranca era abituato a allargarsi per prendere palla sul cambio gioco del mediano, però non è stato così facile abituarsi a questa situazione. Anche perché, scusa se ti interrompo, però, perché quando l'azione viene governata con una qualità tecnica come hanno dimostrato loro, cioè poi le aperture, quando sono improvvise e anche precise, diventano complicate da contrarre, mentre invece noi purtroppo nella testa abbiamo il pensiero giusto, ma poi la qualità tecnica e la pulizia tecnica del passaggio consente troppo spesso agli altri di rifarsi. Loro ieri, quando prendevano palla davanti alla loro area, con grande precisione e velocità la palla arrivava laddove doveva arrivare, e così è più fatica, perché se tu sei leggermente fuori posizione ti beccano subito. E vado con questo messaggio che è appena arrivato, ma è bello e merita di essere letto subito. Non avete capito che Pancari, con la sua connessione, è la metafora di questa stagione del Rimini. Parte bene, si interrompe, fa vedere belle cose e tu speri che tenga duro fino alla fine, grande prof. Devo dire che in effetti va a rispecchiare un po' quella che è la stagione di questo Rimini, un po' diciamo a singhiozzo un po' di tutto questo campionato. Allora vado a leggere, anzi facciamo così: prima andiamo da un amico della nostra trasmissione Bike Service, poi torniamo perché ci sono tanti messaggi per il nostro ospite Michele Manfroni, quindi subito dopo questo spot.
Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Allora Michele, vengo da te perché ci sono tantissimi messaggi, insomma sei, devo dire, uno degli ospiti più amati per quanto riguarda i messaggi che sono arrivati in questi primi minuti. Allora, forza Rimini, poi vai Manfro, pareggio con Lentigione, speriamo in un bel finale di stagione, forza e coraggio, andiamo ai play-off conquistandoli e speriamo nel ripescaggio. Questo Andrea Scolabaio che ama sempre dilettarsi con le rime, Michele. Manfroni, una delle poche gioie di quest'anno. Manfro numero uno, fortunatamente l'arbitro, altrimenti un'altra sconfitta. Poi andremo a vedere la moviola, perché qui insomma sicuramente c'è un riferimento alla moviola. Poi c'è forza Manfro 19, buonasera, due episodi da rigore, uno concesso a Rimini e uno non concesso a Lentigione. Erano entrambi due cadute degli attaccanti, che su quegli episodi sono stati più finti di quando auguro 100 di questi anni a mia suocera per il suo compleanno. Questo è un messaggio simpatico. Forza Manfro, 19, zio Luca. Quindi anche i parenti per te, Miki. Sì. Miki number one forever, viva 19. Manfroni the best. Manfroni, tecnica ed eleganza dentro e fuori dal campo. Classe. Addirittura. Cosa vuoi dire a questo messaggio? Cosa vuoi rispondere a questo messaggio? Grazie, cosa devo dire? E esagerato. Poi, ecco, vado a correggere anche fuori, così anche nella scritta si vede bene. Forza Michele, c'è solo un capitano. Insomma, tante testimonianze d'affetto, insomma, per te. Devo invece poi rispondere a una domanda che è arrivata, se no dopo mi dicono perché non rispondi, che te l'ho mandata. Una domanda per il grande Bonfa, quindi già per questo merita di essere eletta. Se ti proponessero la telecronaca delle partite del Rimini, accetteresti? Mi è già stata proposta e non le sto facendo perché ci sono altre persone che se ne stanno occupando, quindi è giusto che se ne occupi chi fa parte della società. Spero di aver risposto nella maniera adeguata. Poi, Michele Manfroni, sponsor ufficiale 5 e Tacchini? Sì, raccontaci un classe. Po'. Ah, è la classe. È la quinta classe. È quindi? Sì, sarebbe non la quinta. È proprio okay. La mia classe, ma di miei amici. Ma, che saluto. Ma Tacchini è l'istituto? No. Che cos'è Tacchini? Perché è con la campanella non abbiamo mai avuto un istituto che si chiami così. No, Tacchini è un appellativo, se possiamo dire. Ah, ok. Ah, è la quinta. Vi chiamate Quinta e Tacchini, è il nome della classe. Questi miei amici si chiamano così, sì. Ok, perfetto, perfetto. No, così abbiamo spiegato anche per chi come me poi non è all'interno di questi dinamiche, che dicevo, con la campana ho detto l'istituto Tacchini, mai sentito. Invece è proprio il nome. Sono proprio Tacchini. Sono dei Tacchini. Allora, c'è questo messaggio invece di una ragazza, comunque, quindi che dice: credo che Gomis, nonostante il rientro dopo tante giornate, abbia comunque dimostrato le sue qualità e abbia dato gran contributo alla squadra, Cesare. Anche se va detto, la partita di ieri, a parte che è stata difficile un po' per tutti, ha visto il centrocampo di Rimini, secondo me, soccombere rispetto a quello dell'Entigione, e da lì sono nati anche i problemi, insomma, difensivi, perché poi è tutto un insieme. Però è indubbiamente un giocatore di qualità, e questo l'abbiamo visto. Assolutamente. Per me ieri Gomis era al 50% delle sue potenzialità, lo abbiamo visto più dinamico, più robusto, più grintoso, più. Ma quando tu non stai bene, quando hai qualche timore magari, o comunque sei reduce da una pausa e da una ricaduta, è abbastanza. Hai visto anche, normale. Scusami Cesare, in quel momento in cui praticamente è andato per terra, insomma anche un po' l'apprensione, anche devo dire da parte nostra, perché c'è stato un momento in cui sembrava si fosse fatto male e poi fortunatamente invece si è rialzato e ha continuato a giocare. Ho visto che una volta era per terra che si era fatto male al volto, al capo. Comunque, noi l'abbiamo visto dolorante lì la prima impressione, insomma abbiamo visto insomma è così. È un ottimo giocatore, serviva come il pane un giocatore così,
però obiettivamente secondo me ieri era al 50% e comunque ha fatto una partita dignitosa. Sì, e comunque sì, concordiamo con questa nostra amica da casa, insomma, sul fatto che sia uno di quei giocatori che abbia dimostrato il suo valore. Adesso speriamo che lo dimostri ancora di più nella finale di stagione, quando sarà al 100% della condizione. Torno da Michele, cosa ti dà la forza di coniugare calcio e scuola? Ah, è la passione. Per me comunque il calcio è una grande passione, quindi qualsiasi sforzo per me non è un peso. E d'altro canto la scuola so che è importante e quindi cerco di dare il meglio sia a scuola che a calcio, ovviamente preferendo il calcio, però si fa quel che si può. Però facendo la quinta quest'anno è un anno anche un po' particolare, perché te quando saremmo, sì. No, forse adesso col fatto dello slittamento del campionato, hai visto già le date per i playoff? Come sei messo con l'esame? Ma in realtà abbastanza incasinato, ma più o meno come tutto quest'anno. Ups. Che è successo? Niente, mi era caduta una cuffia. È abbastanza incasinato perché il campionato, noi l'ultima partita ce l'abbiamo il 13 giugno e gli esami iniziano il 16. Quindi non lo so. Vediamo come riuscirò a organizzarmi, in qualche modo si risolve tutto. Quindi siamo tutti insomma in zona. Perfetto, ecco qui, ecco questo messaggio dei tuoi compagni e chiarisce ancora di più la situazione. Forza Michele, dalla quinta E del liceo Einstein di Rimini, quinta E Tacchini. Ecco così, perfetto. Quindi abbiamo scoperto l'Einstein, no? Perché non lo sapevo, non te l'ho chiesto, quindi l'Einstein. Quindi insomma anche una scuola abbastanza complicata si è andato a scegliere per coniugare calcio e scuola. E complimenti comunque Michele, perché in effetti non è facile insomma giocare a questi livelli in Serie D e coniugare anche le esigenze insomma dello studio che giustamente ci sono. Allora adesso grazie. Andiamo a sentire i due allenatori, sentiamo Alessandro Mastronicola ovviamente e Roberto Notari, allenatore del Lentigione. Punto muove la classifica, abbiamo riacciuffato una gara difficile per noi contro una squadra organizzata, una squadra ovviamente che sta cercando in tutti i modi di raggiungere il primo posto e reduce da una serie di risultati utili impressionante. Sapevamo che era tutto complicato, poi ce la complichiamo anche un po' da soli e quindi dai, il punto a mio avviso è un punto importante. In realtà me l'aspettavo ancora più complicato, quindi no, sapevo che sarebbe stata così difficile. Per tanti motivi, perché con le caratteristiche che ha Lentigione contro le nostre caratteristiche di oggi sapevo che qualcosa avremmo concesso. È chiaro che non mi aspettavo di concedere così tanto, quindi tra un po' siamo stati bravi a soffrire tanto e a non perdere per certi versi la lucidità. È chiaro che in alcune circostanze probabilmente siamo stati fortunati, però fa parte del gioco. Noi siamo in un momento complicato, fatto di tante partite una dietro l'altra e di alcune assenze che comunque per certi versi possono, no, contano per certi versi. Non era per niente facile per noi, il punto ce lo teniamo stretto. Per quanto riguarda il rigore a nostro favore, secondo me Buba e Casola sono stati molto bravi, bravi attaccante. Casola è stato attaccante vero ad aspettare il contatto, anche se poi io non è che ho visto bene, però mi è sembrato questo. Quello su Baranca ci poteva stare, insomma, fondamentalmente, sì. Credo che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Quando sento parlare Rimini che è contento di aver fatto un punto, vuol dire che siamo contenti anche noi, perché Rimini credo che sia una squadra dove ha un organico importante e dove era partito per altre posizioni di classifica. E un po' di rammarico c'è, perché secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto bene il possesso, abbiamo creato, abbiamo avuto qualche occasione che non abbiamo concretizzato,
ma credo che alla mia squadra non gli possa chiedere niente di più. È normale che pensavamo di portare in porto la partita, non mi piace parlare del discorso arbitrale, ma insomma forse c'era da parte nostra qualcosa là con Barranca e forse adesso non ho ancora riviste quello contro. Ma al di là di quello, sono abituato a giudicare un percorso, il percorso va avanti, continua la nostra striscia. Noi eravamo venuti qua per provare a vincere la partita, perché ormai che siamo lì proviamo a fare il massimo. Però i ragazzi sono stati bravi anche oggi, ripeto, c'è rammarico perché secondo me i punti li dovevamo vincere. Insomma, piuttosto chiaro il mister, è del resto legittimo quello che ha detto, è stato molto, devo dire, onesto, certo, nell'analizzare la partita, così come nel richiamare i due episodi di Demo Viola che non possiamo non andare a vedere. Allora lo facciamo subito, partiamo con il primo episodio, il rigore a favore del Rimini, l'arbitro, ricordiamo, è Matteo Canci di Carrara, ecco il pallone di Sambò per Casolla, Casolla che sicuramente va a cercare il contatto con Tarantino. Tarantino, che lo vediamo poi bene nell'immagine, anche nel replay ultimo, si dispera, guardate, addirittura c'è in un'immagine dove siamo rimasti un po' più lunghi, praticamente quasi si butta a terra stracciandosi le vesti di dosso, insomma, ecco, guardate, si butta per terra con la maglia, così, cioè, non ci può credere, non ci può credere che ci sia stato questo calcio di rigore. Allora, inizio da te, Cesare, che stai già ridendo. Come hai visto questo episodio? Perché, allora, Casone è molto bravo nello spostare il pallone e poi nell'andare anche a cercare la gamba dell'avversario, che se comunque dovesse toccare... Per me, Casone, hai detto te, è stato bravo. Lui ha fatto di tutto per far sembrare che fosse rigore, perché ha messo la gamba davanti a quella di Casone, l'ha piantata lì con una certa anche decisione. Non è chiarissimo se si toccano, però obiettivamente il movimento che fa il difensore induce l'arbitro, secondo me, a pensare che ci sia stato fallo. L'arbitro è molto vicino. Sì. L'unico dubbio che ho è che praticamente proprio nel momento del contatto, provo a guardare, non so se stia passando dietro il 16, proprio in quel momento lì. Può essere. Perché, guardate, adesso lo dico anche ai amici da casa, guardate, il momento del contatto è questo e lui è proprio il momento in cui è dietro il giocatore del Lentigione. Sì, è vero, hai ragione. Può anche darsi che, diciamo, che sia stato bravo Casolla a farlo sembrare, però ripeto, l'intervento del difensore era proprio propenso a far immaginare un calcio di rigore, pure se l'arbitro è stato anche un po' impallato, è nato un po' di intuito. Certo, la disperazione del difensore è quantomeno singolare, verrebbe quasi da credergli. Sì. È come, cioè, una disperazione così farebbe pensare a un mancato contatto, sì, anche se la sensazione delle immagini invece è quello che ci possa essere stato, insomma, il contatto. Allora, prima vado da Michele, così sentiamo il parere direttamente del campo, anche se qui siamo nell'altra area e parliamo di un tuo compagno. Se ti avessero fischiato contro questo rigore, Michele, ti saresti anche tu stracciato le vesti? No, sicuramente no. Però comunque non so se effettivamente il contatto ci sia stato, ma tutto lo fa sembrare, diciamo, quindi ingenuità comunque del difensore, come dice Cesare, anche nell'atteggiamento del corpo, insomma, nell'andare con questo tackle, no, lasciando la gamba lì, insomma, sicuramente ingenuo. Sì. Vado da Francesco e da Baio. Francesco? Non ce l'abbiamo. Allora, attivato. Allora andiamo da Baio. Allora, sicuramente in questo episodio o è rigore o è ammonizione per simulazione. Non ci vedo niente nel mezzo. L'unica cosa che mi lascia un po' di dubbi è che con quel movimento che aveva fatto e come si era spostato la palla, Casolla si apriva la porta. Quindi o veramente ha cercato il rigore platealmente, oppure anche un minimo contatto nello spostare la palla lo fa cadere, perché lui, cioè, si apriva la porta al tiro, molto vicino a calciare in porta, insomma. Quindi per me questo ti fa pensare che
che sia comunque che ci sia stato il contatto, insomma. Sì, o è rigore o è una simulazione solare. Ok, ma l'arbitro ha optato senza esitazioni, tra l'altro, lo vediamo, ha subito indicato il dischetto. Sì, devo pensare che quello che noi vediamo a rallentatore lì accade con una velocità diversa. L'attaccante sa che se sposta la palla ha qualche possibilità di ricevere un fallo. Se sente arrivare la gamba è un istinto di capire se in quel momento riesci a portare a casa un calcio di rigore che è meglio di un possibile tiro in porta di sinistro che chissà se riesci a... Cioè, sì, è quasi istintivo per l'attaccante. L'attaccante sa che se fa certe cose può indurre il difensore a commettere un fallo. Quando ha visto arrivare la gamba lì è stato abbastanza normale, perché se si guardi Casolla accenna una caduta un pochino prima, quasi, no? Lasciandola lì un po' la gamba destra, ma questo sì, fa parte della... Certo, dell'arte dell'attaccante, cioè questo sì, è mestiere. Non del è, repertorio del sì, mestiere dell'attaccante, sì. Allora, Manfroni diplomatico, questo è il giudizio sul tuo commento, Michele. Poi Attilio Fabrici scrive: l'arbitro è vicinissimo, se guardate lo tocca con il ginocchio, guardate appunto le ginocchia. Probabilmente un tocco, anche a me sembra insomma esserci, però è difficile se invece la prospettiva ci dovesse ingannare. La sensazione che ho avuto rivedendolo è, come ha detto anche Michele, il diplomatico Michele, c'è stata un'ingenuità del difensore che ha messo davvero, come dicevi anche tu Cesare, ha messo la gamba lì, l'ha tenuta lì, e alla fine, diciamo tra virgolette, bravo Casolla, no? Nel senso che con mestiere ad guarda, andare se 9 volte su 10 tu difensore fai per mettere la gamba e poi la ritrai, 9 volte su 10 l'attaccante cade, secondo me, perché è proprio un movimento naturale e così lo sgami in qualche modo, se la togli, ma se la lasci lì e l'altro trova un modo per toccarla. Allora andiamo a vedere poi che cosa ha portato questo calcio di rigore, perché insomma finalmente Rimini è tornato a segnare dal dischetto, l'ha fatto con Alex Ambrosini, quindi terzo rigorista dopo gli errori di Vutai e quello di Casolla, è arrivato Ambrosini, esecuzione perfetta, e dedica a Giacomo Nigretti che oggi è finito sotto i ferri, anzi ne approfitto, visto che non ho visto al momento attuale note da parte della società per quanto riguarda l'intervento, dopo andiamo magari a controllare anche, per chiedere al suo compagno di squadra, quindi a te Michele, se avete avuto modo di sentirvi o di sapere insomma qualcosa sull'intervento, ricordiamo al tallone d'Achille di Nigretti, per il quale la stagione comunque in ogni caso è conclusa. Sì, ha fatto l'intervento stamattina e ha scritto che fortunatamente è andato tutto bene. Perfetto, quindi intervento riuscito, ma sapevamo insomma essere in ottime mani, e quindi adesso lo aspettiamo in campo, e abbiamo sentito ieri, poi sentiremo anche se non abbiamo messo proprio quel brano lì, comunque Ambrosini ci ha rivelato ieri che era pronta la maglia, chiunque avesse segnato la dedica sarebbe stata per lui. Michele. Ah, sì. Scusi, ecco, intanto è andata via la connessione. Intanto è uscito 21 minuti fa, quindi proprio qualche minuto fa, eravamo già in diretta, sulla pagina Facebook ufficiale del Rimini Football Club, operato Nigretti, intervento riuscito, il Rimini rende noto che nella giornata odierna il calciatore Giacomo Nigretti è stato sottoposto a trattamento chirurgico per la ricostruzione del tendine d'Achille della gamba sinistra, l'intervento eseguito dal dottor Pierpaolo Canè presso la clinica Solet Salus è tecnicamente riuscito, i tempi di recupero sono quantificabili in circa 5 mesi. Quindi Giacomo, ti aspettiamo più forte di prima in campo tra appunto 5 mesi. Andiamo a vedere l'altro episodio che tra l'altro riguarda da vicino anche il nostro ospite, perché è stato diciamo coprotagonista insieme a Barranca. Siamo al 19esimo, quindi pochi minuti dopo il gol del Rimini, 4 minuti perché il gol è arrivato al quarto d'ora, c'è questo contatto appunto tra Manfroni e Barranca. Per l'arbitro è tutto regolare, e allora chiediamo innanzitutto a Michele come è successo e come ha vissuto questo episodio. Tra l'altro ti chiedo Michele se hai avuto anche un attimo di paura che fischiasse rigore, perché a me sembra che comunque l'incrocio delle gambe ci sia. Sì, assolutamente, ho avuto un paio di secondi di paura che fischiasse, perché comunque lui è stato molto furbo nel tagliarmi la strada e il contatto dopo è stato inevitabile.
Ecco, l'arbitro, vediamo che arriva anche in questo caso, comunque tenuto conto che una ripartenza era abbastanza vicino comunque all'azione, lo vediamo che è già lì. E se, ti chiedo, ti faccio questa domanda così, senza diplomazia, secondo te questo sì. Era un rigore da fischiare? Ci poteva, come ha detto anche il mister nella conferenza, ci poteva stare. Io ho fatto di tutto per evitare il contatto, però lui tagliandomi la strada... il contatto è stato inevitabile. Vado da Baio e anche da Francesco, se abbiamo ripristinato il collegamento, prima di chiudere con Cesare per questo episodio. Baio, secondo te era rigore? Secondo me sì, la sensazione è che in un'altra zona dell'area lo avrebbe dato, nel senso che lì defilati sulla sinistra è stato indotto l'arbitro a pensare anche a immaginare un tentativo di procurarsi un rigore, e io sono convintissimo che in una posizione più centrale lo avrebbe dato. Vado da Francesco, se c'è. Ci sei, Francesco? Mi sa che l'abbiamo perso. Eccomi. Ce l'abbiamo. Come ti allora, sembra questo episodio, Francesco? Allora, quello di prima che mi avevi chiesto sì. È un rigore che Casol è stato bravo a procurarsi un rigore che c'è, mettiamola così. Questo qui è rigore perché l'ha detto bene Michele, è con le gambe, non è tanto il tocco con la mano, ma è con le gambe, lui lo sente che arriva da dietro, fa un attimo di rallentamento e lui spiega con le gambe. Insomma, era un rigore che c'era, meglio così, insomma. Insomma, diciamo, è andata bene, Cesare, possiamo dire. Sì. Due esempi di come ci si procura un rigore. Casolla, l'abbiamo detto prima, lui ha fatto uguale, si è messo davanti e ha rallentato. A uno è andata bene, all'altro, fortunatamente per il Rimini, no. È un altro modo ottimo che usano gli attaccanti, ottimo dal loro punto di vista, con furbizia, di procurarsi il rigore, perché tu... corri e sulla corsa ti metti davanti, poi rallenti, l'altro certo. Ti viene addosso. Certo. E qui tra l'altro non puoi neanche dire insomma che sia stata una simulazione, qui è proprio no. Mestiere, questo è proprio mestiere, certo. Si può definire solo così. Io sono convinto che Manfroni la prossima volta rallenta di più lui e gli lascia comunque di andare da una parte in cui non è nemmeno troppo pericoloso sì. E il centrale era abbastanza vicino ad aiutarlo. Gli servirà anche l'esperienza a lui, perché è un classico. Procurarsi il gol in questo modo fa parte del repertorio, ecco. Certo, certo. Allora, andiamo tra poco, andremo a sentire Andrea Maniero e parleremo anche di come si sta muovendo la società anche per quanto riguarda il futuro. Prima però andiamo dal quartino. Il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'Osteria Il Quartino. A pranzo, a cena, da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini. Oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio. Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Intanto è arrivato il commento ancora al nostro Attilio per quanto riguarda il rigore, ha detto tanto se l'avesse dato Scotti l'avrebbe parato. E potrebbe essere perché il portiere para rigori che insomma anche di recente è riuscito a neutralizzare insomma il tiro dai 11 metri degli avversari. Dicevamo allora dobbiamo anche parlare delle questioni societarie, ricordiamo tra l'altro ieri sono scese in campo solo le squadre che avevano qualche recupero, mercoledì si tornerà in campo, però adesso apriamo la parentesi societaria per il Rimini che verrà e andiamo a sentire come sta lavorando il nuovo direttore sportivo Andrea Maniero, che tra l'altro è stato nostro ospite lunedì sera proprio a calcio.basket. Diciamo che c'era anche un pochino più di stanchezza, comunque anche un pochino meno di lucidità perché bello, giocando ogni tre giorni. Maniero, preciso. Andiamo, questi sono i giocatori, andiamo a sentire Maniero. Questa è una squadra che, ti devo dire la verità, sta facendo il massimo. Sta facendo il massimo dal punto di vista di quello che può fare in questo momento. Con giocatori anche magari anche un po' adattati per quello che vuole il mister e quindi disposti al sacrificio in ogni momento, quindi sotto il profilo del cuore ci stanno mettendo di tutto. Io ho le idee chiare su quello che voglio fare
su quello che ho sempre fatto e quello che mi piacerebbe fare qui. Quindi in questo momento io osservo i ragazzi, osservo l'ambiente, osservo un po' tutto, osservo tutti i componenti che entrano dentro questo stadio per cercare di capire dove si può e se si può migliorare qualcosa. Prima di costruire una squadra si costruisce il gruppo lavoro fuori e con dei compiti ben precisi, con dei modi di comportarsi verso i giocatori, modi di comportarsi verso chi lavora, tutte queste cose qui dopo si va sulla squadra. Ecco, io sto facendo questo qui, poi è chiaro che sto valutando le caratteristiche di questi giocatori, ne valuto altri fuori e pian piano creeremo qualcosa. Ecco, io sto lavorando in questo senso qua. Ecco, poi andremo a sentire anche Scott Arlotti, che l'abbiamo stroncato, ma perché adesso dobbiamo parlare della società. Allora, Maniero, che ci aveva già un po' raccontato quello che poi è il suo modo, diciamo, di lavorare, ha voluto sottolineare, insomma, che prima si punterà a creare un gruppo lavoro, diciamo, che possa essere la base, e poi alla fine arriveranno le scelte dei giocatori, anche se giustamente, come ci ha detto verso la fine dell'intervista, lui sta già valutando sia i giocatori attuali del Rimini che eventuali prospetti che potrebbero andarseli ad integrare, insomma, nella rosa. Ma è evidente che molto di più o molto di diverso non può dire in questo momento. A me sembra un atteggiamento corretto, rappresentato con chiarezza. Le notizie su di lui sono di una persona, di un lavoratore e di una persona molto appassionata a questo lavoro. Quindi è all'inizio dei primi passi, non può che dire e fare queste cose. Il punto è se quello che lui deciderà o comunque immagina di dover fare o di proporre, a chi lo dovrà proporre? Ecco, questa è la domanda, se direttamente al presidente o se la mediazione tecnica del direttore tecnico Bresciani avrà un ruolo in questo processo decisionale e quale sarà il ruolo in questo processo decisionale. Però insomma, diciamo che non siamo in ritardo, ecco, sul prossimo anno. Certo, a questo proposito una delle notizie, insomma, che ci arrivano è che dopo diciamo, la presentazione e dopo la prima trasferta, fondamentalmente il nuovo responsabile dell'area tecnica, Bresciani, praticamente non lo stanno più vedendo al campo, al campo credo si sia visto solo una volta quando si è stato presentato. Comunque sembrerebbe in questo momento un po', diciamo, defilato. Non sappiamo se per, diciamo, motivi suoi personali o se per altro, però la notizia è che in questo momento, insomma, non, mentre Maniero, come ci ha raccontato anche nell'intervista, è dalla mattina alla sera già sul pezzo, al momento attuale non è nella stessa situazione Bresciani, insomma. In questo momento non lo vedo come un problema, nel senso che ci sono tanti modi per parlarsi, tanti modi per confrontarsi, non è necessario che ci siano se gli occhi di Maniero sono più che sufficienti per relazionare su quello che vede, condividere con altre persone le strategie, pensieri, ipotesi, quello che in questo momento non lo vedo come un problema. Vediamo, andando avanti, certo, voglio dire, sono figure che devono dialogare fra loro e devono rappresentare al Presidente una strategia definita sulla base delle disponibilità che il Presidente metterà a loro a disposizione. Quindi adesso staremo anche a vedere un po' gli sviluppi, insomma, perché comunque è abbastanza anomalo però che una figura nuova alla fine, insomma, sia già dopo così pochi giorni, insomma, un po' defilate, insomma, nel senso che è più normale, secondo me, l'iter che sta seguendo Maniero, che sta cercando di prendere in mano un po' la situazione. A proposito di Maniero, un tecnico serio, avrà un ruolo
diciamo importante soprattutto nella costruzione del Rimini, ma così ce l'hanno definito da più parti, insomma ho sentito diversi addetti ai lavori. Poi si parla ancora, i nostri amici da casa parlano ancora dei rigori, ma se fischiano quel fallo di rigore ne fischiano 20 per match, quello dell'Entigione. Un piccolo contatto sul rigore c'è stato, ma piccolo piccolo, questo credo che sia invece in riferimento al rigore su Casolla. Bravo Roby, non cadere in polemiche sterili, tu sei bravissimo, grazie. Lungi da noi insomma cercare qualunque tipo di polemica. Poi invece per la città di Rimini la Serie C non basta, vogliamo la Serie A, così gli ultra della sezione, gli ultra di mezza sezione coriano che si spingono ogni tanto con questi sogni, con questi voli pindarici, possiamo dire così. Manfroni, l'ottimo rendimento a scuola come nel calcio sono sintesi di un capolavoro, onore al merito and hold on. Così praticamente devi continuare in questo modo, Michele. Grazie mille. Insomma, devo dire che c'è tanto affetto. Tra l'altro adesso andiamo, visto che abbiamo un ospite che è uno degli under del Rimini, andiamo da Ottica Ferri, che insieme a calcio.basket primerà anche quest'anno a fine stagione il miglior under biancorosso della prima squadra, e poi andremo a vedere anche l'MVP di questo match del Rimini. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Eccoci qua, allora, ho aperto la pagina di News Rimini, dove tutte le volte che gioca Rimini si può andare appunto a votare, e tra qualche istante andremo a vedere anche chi sarà stato votato come miglior biancorosso in campo. Prima però dobbiamo parlare anche volevo prima coinvolgere anche Francesco Pancari, se ce l'abbiamo ancora, sulle questioni societarie. Volevo fare. Certo, ci sei, Francesco? Ok, perfetto. Sono adesso qua, ti sentiamo bene. Connessione ottima. Ok, benissimo. Allora, adesso volevo sentire anche te un po' sia sugli input di lavoro di Maniero che su questa, diciamo, questa mancata presenza, diciamo, al campo, comunque vicino in questo momento alla squadra da parte del nuovo responsabile dell'area tecnica. Poi magari alla fine sono soltanto delle questioni personali e poi tra qualche giorno insomma diventa operativo, però al momento attuale questo ci viene raccontato. Roby, allora, noi possiamo partire da un'analisi, no? Cioè davanti a noi nel campionato ci sono Fiorenzuola e Lentigione. Sicuramente Fiorenzuola e Lentigione non hanno budget superiori alla Rimini. L'Aglianese invece sì. Questo ti dice che per stare lassù in alto ci sono più strade, cioè il Fiorenzuola così come il Lentigione sono un messaggio, sono un esempio che chiaramente il Rimini non può seguire, perché stiamo parlando di Serie B, però per dire il Rimini può avere come esempio, che ne so, il Cittadella. Il Cittadella anche quest'anno sta facendo un grandissimo campionato in Serie B. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel calcio ci sono due strade per stare lassù in testa. Una è quella di spendere dei soldi, l'altra è quella di fare le cose per bene. Io credo che il Rimini quest'anno da un lato abbia messo sul tavolo meno soldi di quelli di almeno un paio di squadre, e dall'altro credo che gran parte degli errori che sono stati commessi vanno molto oltre il campo, nel senso che il gruppo lavoro, il gruppo società, il gruppo Rimini non ha reso il massimo. Non ha reso il massimo perché non tutto ha funzionato a dovere. Allora io credo che prima di tutto Maniero, ma a partire soprattutto da Rota, debba capire
quali sono gli errori che ha commesso e poi cercare di aggiustarli pian piano. In questo momento sicuramente è più facile comunque capire gli errori fuori dal campo, no? Il campo ci penseremo quando si aprirà il mercato, quando si giocheranno queste altre partite, si vedrà dove è arrivato il Rimini. Però ecco, il Rimini ha perso in due volte. Una volta nel senso che i soldi che ha messo a disposizione secondo me non erano diciamo adeguati, poi io massimo rispetto per Rota, ci mancherebbe, per i soldi che spende, voglio dire, non erano adeguati per competere, per dire, contro il Prato, che poi è stato un flop, o l'Aglianese, che se la sta giocando là. Ma neanche come gruppo lavoro sono stati bravi. E quindi io spero che Maniero riesca a mettere mano a questi problemi che ci sono stati, prima ancora di sistemare la squadra, perché io non voglio sognare il Lentigione o il Fiorenzuola, ma voglio sognare società tipo il Cittadella, perché se no, se non sogniamo neanche cose del genere, allora inutile. Un po' come chi è in Serie B può sognare il Sassuolo, cioè noi non possiamo essere il Milan o l'Inter, ma possiamo essere il Cittadella. Questa stagione non siamo stati neanche il Fiorenzuola e il Lentigione. La prima cosa è capire perché. Bene, volevo sentire anche rapidamente anche Baio sulla tematica societaria e poi andiamo alla proclamazione del miglior biancorosso in campo. Guarda, io la faccio breve, Roby, ti dico solo questa cosa. E domani c'è l'assemblea degli amici del Rimini. Sai che io sono onorato di essere uno dei soci degli amici del Rimini Calcio. Certo. Che è un'associazione che è stata all'interno della società, che è arrivata ad avere centinaia di iscritti e che secondo me dovrebbe tornare ad avere un ruolo all'interno della società, anche con una quota di per minoranza, ma farsi garante di tutta una serie di caratteristiche che secondo me la nostra società dovrebbe avere. E io mi auguro veramente che questo, che è anche un po' il termometro della passione biancorossa, perché sinceramente le ultime assemblee sono state molto tristi e poco frequentate, mi auguro che invece i tifosi del Rimini tornino ad aggregarsi, tornino a far sentire la propria voce, anche perché questo diventerebbe una potenza veramente forte nei confronti di chi gestisce questa società, di chi la gestirà, per far sì che lo faccia nella maniera che è più giusta. Bene, allora leggo un altro paio di messaggi che intanto sono arrivati. Chiedo solo di costruire una buona squadra con i giocatori di categoria e di giocare a quattro dietro. Questo credo che sia sottoscritto da Cesare, che allarga le braccia giustamente, perché è proprio il suo. C'è un altro... Robby, volevo dire, non sì. Volevo uscire dalla domanda che mi hai fatto su Bresciani, la faccio breve. Fosse vera questa assenza, potrei farci l'abitudine in fretta. Allora, vado a leggere l'ultimo messaggio per Michele. Manfroni fa miracoli tra scuola e calcio, sempre al top. Insomma, Michele, hai preso una vagonata di complimenti, sei contento, immagino? Sì, sono contento, anche troppi. E soprattutto, sei pronto a scendere in campo nuovamente mercoledì? Perché mercoledì ce n'è un'altra, andrete sul campo del Seravezza Pozzi. Allora, che partita ti aspetti? Ah, mi aspetto una partita da parte nostra, iniziata con grande entusiasmo e voglia di rifarci, perché comunque veniamo da due pareggi in due partite. Nonostante tutte le difficoltà, noi dobbiamo entrare in campo con la voglia di vincere. Sei contento del tuo percorso a livello personale in questa stagione? Perché insomma era una stagione importante per te, perché ti affacciavi nella prima squadra anche con la possibilità di giocare, come poi hai fatto anche in Serie D. Sì, sono molto contento, perché penso che nessuno mi abbia regalato niente e di essermi guadagnato un posto
poter dimostrare il mio valore in campo. Bene, in bocca al lupo allora, Michele. Tutti lo fanno i complimenti, che mi dia il voto a scuola, perché è così bravo. Ah, ecco, c'è la curiosità di Cesare, io non volevo essere indiscreto, però... No, io voglio sapere, invece... tu mi fai i complimenti perché è bravo a scuola, perché lo scientifico non è una passeggiata. Per quello, se vuoi, no. ci vuoi dire la media, se puoi e vuoi. Sì, sì, io non faccio lo scientifico, ma faccio ragioneria. Ma allora perché Einstein mi hanno detto? Perché sono altri amici, non sono i miei compagni di classe. Ok, quindi sono gli amici dell'Einstein, tu invece fai ragioneria, ok? Sì, e comunque 9. Beh. Ah però. Insomma. Vabbè che con la DAD è un po' facile, però bravo. Caspita, vabbè, 9 non è mai facile. Scherzo. Non è mai ovviamente facile. Scherzo, poi, insomma, ragioneria è la scuola che ho fatto anch'io e sicuramente non è una scuola semplice, quindi devo dire complimenti Michele, perché insomma 9 di media, devo dire che ti piacerebbe avere 9 anche nella media delle pagelle nostre? Ma magari. Saresti baresi, saresti col 9 di media. Esatto. Grazie Michele, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo del campionato. Poi grazie, ci vedremo ovviamente. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie, ci vedremo ovviamente al campo. Allora, saluto Francesco Pancari, grazie Francesco. Ciao a tutti, buon proseguimento. E vai, lo faccio salutare con la vignetta. Eccomi qua. Eccola qua, la vedi? Allora, nei recuperi solo 2 pareggi, ormai l'unica ambizione è arrivare quarti, però si sono liberati i posti Superlega, eh? Si è liberata anche la Superlega, mi sa, definitivamente, mi sembra di aver capito. Grazie Baio, appuntamento ovviamente. Ciao, con te. Buonasera a tutti. A lunedì prossimo, grazie a Cesare Trevisani. Grazie a voi, buon proseguimento. Adesso continueremo ovviamente con una serata basket particolarmente interessante, anche perché c'è stata una vittoria preziosissima da parte di RBR, che dopo 2 sconfitte arrivata al photo finish ha ritrovato il successo e l'ha fatto in maniera convincente contro un avversario tosta come l'Etrusca San Miniato, quindi non era facile, e anche in questo caso si tornerà in campo mercoledì, quindi parleremo anche del prossimo match, ma parleremo anche della vittoria nel derby con il Forlì della Renauto Happy Basket Rimini, quindi insomma ancora tante tematiche da affrontare per quanto riguarda la nostra serata calcio, ma anche una serata da lanciare, quella di lunedì prossimo, perché ci siamo già lunedì prossimo, avremo una serata dedicata al baseball, visto che Rimini non scenderà in campo. Guardo Cesare perché anche Cesare sarà in studio insomma per questa serata che stiamo organizzando insieme, anzi la sta organizzando più lui, devo dire, in questo caso di quanto non faccia io, e sicuramente sarà una serata baseball.basket da non perdere per tutti gli appassionati. Baseball e softball.basket. Giusto, baseball e softball, perché New Rimini si occupa di baseball e softball, quindi andremo alla scoperta di questa nuova realtà e poi parleremo ovviamente anche di RBR, che invece scenderà in campo regolarmente anche domenica, mentre il Tour de Force del Rimini mercoledì per il momento si esaurirà, quello invece del basket continuerà. Adesso andiamo a sentire Arlotti, Ambrosini e Nanni, poi pubblicità e la nostra serata basket. Restate con noi. Diciamo che c'era anche un pochino più di stanchezza, comunque anche un pochino meno di lucidità, perché giocando ogni 3 giorni fai anche fatica a recuperare sempre l'energia. Però loro affrontavano comunque una squadra forte e ci hanno messo un po' in difficoltà, spesso e volentieri non arrivavamo coi tempi giusti, però quando c'era l'occasione per spingere abbiamo provato a spingere con i fraseggi corti, anche qualche palla in profondità, però sì, probabilmente abbiamo spinto sugli esterni meno rispetto alle altre partite. Sto bene, adesso dai, sto abbastanza bene. Ho fatto 2 mesi proprio di nullità totale, però ci sta, anche a livello mentale, era più a livello mentale che a livello fisico il problema, quindi... Diciamo che una volta messo a posto quell'aspetto lì, poi in campo la forma la prendo abbastanza velocemente. È stato importante, soprattutto dai, in quel momento nella partita, perché dai, far gol e metterla sul pari sicuramente ci ha dato più fiducia per continuare l'assalto finale o comunque per portare in porto il risultato. E poi sì, dai, pesava anche un pochino visti i precedenti, però dai, non mi sono fatto condizionare, poi è andata bene. A volte... Si calcia distinto, è vero che insomma ne ho tirati tanti diversi in carriera, però insomma un po' di preoccupazione c'era, andata bene, sono contento che abbia portato insomma
al punto e in quel momento soprattutto abbia dato fiducia alla squadra. Ci teniamo stretto comunque questo punto che fa sempre morale, anche perché per l'ennesima volta ci siamo trovati sotto e dai, non è facile comunque reagire e portare a casa dei punti. Sicuramente me lo aspettavo di più rispetto alla partita a Fiorenzuola, perché comunque sia abbiamo dei ragazzi infortunati e quindi sapevo che c'era questa possibilità. Mi sono fatto trovare pronto, penso di essermi fatto trovare pronto, anche perché comunque abbiamo affrontato una squadra con dei giocatori di categoria, una squadra importante che sicuramente ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi noi, soprattutto nel secondo tempo, a tenergli testa, a provare a fare il nostro gioco, e il contrario del primo tempo, che forse abbiamo sofferto un po' di più.